L'acqua, simbolo prediletto dell'inconscio, è un tema centrale nella vita di Carl Gustav Jung. Lo ha infatti sorretto, seguito, ispirato per tutto il corso della sua esistenza. Un nipote del grande psicoanalista svizzero, analista pure lui, il dottor Dieter Baumann, mi ha fatto notare alcune curiose coincidenze. Jung è nato lungo le rive di un lago, il lago di Costanza, e poi nella prima parte dell'esistenza si è lasciato andare lungo la corrente del fiume e sembrava avviato verso una tranquilla, fin troppo tranquilla, sia pur prestigiosa carriera accademica. Ma a Basilea Jung ha cominciato a nuotare da solo, controcorrente, alla ricerca delle limpide fonti della propria esistenza. Nella parte finale della propria vita, giunto sulle rive del lago di Zurigo, Jung ha tratto dalla profondità della propria anima alcune considerazioni, alcune riflessioni fondamentali per la comprensione della psiche umana. La storia di una vita comincia da un punto qualsiasi, da un qualche dettaglio che per caso ci capita di ricordare. E a quel punto essa era già molto complessa. Noi non sappiamo cosa sarà la vita, perciò la storia non ha inizio e solo vagamente se ne può arguire la meta. Il ricordo dei fatti esteriori della mia esistenza si è in gran parte sbiadito o è svanito nel nulla. Ma i miei incontri con l'altra realtà, gli scontri con l'inconscio, si sono impressi in modo indelebile nella mia memoria. Ogni altra cosa al confronto ha perduto importanza. Posso comprendere me stesso solo in rapporto alle vicende interiori. Sono queste che hanno caratterizzato la mia vita. Ecco perché parlo principalmente di queste esperienze. I sogni e le fantasie costituiscono parimenti la materia prima della mia attività scientifica. Sono stati per me il magma incandescente dal quale nasce, cristallizzandosi, la pietra che deve essere scolpita. Risalgono al secondo o al terzo anno di vita. Ricordi frammentari, slegati, senza un nesso apparente, fluttuanti in un mare di incertezze. Soffrivo di indefinibili angosce notturne, percepivo presenze oscure. Si udiva sempre lo scroscio sordo delle cascate del Reno, intorno alle quali era una zona di pericolo. Molti vi annegavano e i loro corpi erano trascinati via dalla corrente. Nel nostro giardino sporgevo un masso. Era la mia pietra. Spesso, quando ero solo, andavo a sedermi su quella pietra e cominciava allora un gioco fantastico pressappoco di questo genere. Sono io quello che è seduto sulla pietra o io sono la pietra sulla quale egli siede? Non nutrivo dubbi che la pietra fosse in qualche oscuro rapporto con me e potevo starci seduto per ore, affascinato dal suo enigma. La pietra non ha incertezze, non ha bisogno di esprimersi ed è eterna, vive per millenni, pensavo, mentre io sono solo un fenomeno passeggero che si consuma in emozioni di ogni genere, come una fiamma che divampa rapidamente e poi si spegne. Io ero solo la somma delle mie emozioni e qualcosa d'altro in me era la pietra senza tempo. Ero costantemente alla ricerca di qualcosa di misterioso. Mi immergevo nella natura, quasi mi confondevo nella sua stessa essenza, fuori dal mondo degli uomini. Oggi come allora sono un solitario perché conosco e intuisco cose che gli altri ignorano e di solito preferiscono ignorare. Il matrimonio dei miei genitori fu una prova di sopportazione irta di difficoltà
Entrambi facevano gli errori tipici di molte coppie. La mamma era un'ottima madre, ma sono sicuro che in lei ci fossero due personalità, una innocua, umana, e l'altra inquietante, arcaica e spietata. Spietata come la verità e la natura. Anch'io posseggo questa natura arcaica, che in me si combina col dono, non sempre piacevole, di vedere la gente e le cose come realmente sono. A 14 anni, durante le vacanze ai piedi del Righi, mio padre mi mise in mano un biglietto e disse: «Puoi andare sulla cima da solo». Ero senza parole per la felicità. La locomotiva cominciò ad arrampicarsi verso altezze vertiginose, dove abissi e paesaggi sempre mutevoli si spalancarono ai miei occhi, finché alla fine giunsi sulla cima e lì, in quell'aria insolitamente leggera, contemplai inimmaginabili lontananze. Sì, è questo il mio mondo, pensai, il vero mondo, quello segreto, dove non vi sono insegnanti e scuole e dove uno può essere senza dover chiedere nulla. Tutto era molto solenne e avvertivo la necessità di essere gentile e silenzioso, perché mi trovavo nel mondo di Dio. Qui il suo mondo era tangibile. A 20 anni, quando studia medicina a Basilea, Jung prova già un profondo disagio di fronte alle vie battute. Anche il peso opprimente della tradizione in questa città gli riesce insopportabile. Jung compie la propria scelta professionale dopo la lettura di un manuale di psichiatria di Krafft-Ebing. Finalmente trova un campo di esperienza che raccoglie fatti biologici e spirituali, alla ricerca di quel legame fra psiche e corpo che era stato finora il tema centrale della sua vita. Jung comincia così a nuotare controcorrente, fedele alla propria stella. Studia la psichiatria, materia a quel tempo ancora poco considerata. Interessi e le ricerche erano dominati da un grave problema. Che accade realmente nei malati di mente? Era una cosa che allora non riuscivo ancora a capire e alla quale nessuno dei miei colleghi si era mai interessato. E in quel momento Freud fu per me di vitale importanza, specialmente a causa delle sue fondamentali ricerche nel campo della psicologia, dell'isteria e dei sogni. Grazie al mio lavoro con i pazienti, mi resi conto che le idee ossessive e le allucinazioni contengono un nocciolo significativo, nascondono una personalità, la storia di una vita, paure, speranze, desideri. In un primo tempo avevo aderito all'opinione di Freud secondo cui nell'inconscio si trovano residui di vecchie esperienze. La mia esperienza reale dell'inconscio mi induceva invece a ritenere che questi residui non sono affatto forme morte, ma appartengono alla nostra psiche vivente. Presto mi resi conto che come base per l'interpretazione era giusto prendere i sogni proprio così come sono. È questo il loro scopo. Costituiscono la realtà di fatto dalla quale dobbiamo partire. Il sogno è la piccola porta occulta che conduce alla parte più nascosta e intima dell'anima, aperta sull'originaria notte cosmica che era già anima molto prima che esistesse la coscienza dell'io. La coscienza divide, ma col sogno noi penetriamo nell'uomo più profondo, universale, vero ed eterno, ancora immerso nell'oscurità di quella notte primitiva in cui egli era tutto e
tutto era in lui, nella natura indifferenziata e priva di ogni io. Da questa profondità che collega tutto, nasce il sogno. Talora con lunghi giri, noi dobbiamo condurre l'individuo in una zona oscura, risibilmente insignificante, irrilevante e inessenziale della sua anima. E dobbiamo fare ciò seguendo una via che è stata abbandonata da tempo, riconosciuta come illusione, anzi sciocchezza. Quella zona non è altro che il fugace, effimero, grottesco prodotto della notte, il sogno. E la via è la comprensione del sogno. Occuparsi dei sogni significa prendere coscienza di sé. L'arte di interpretare i sogni non si può apprendere dai libri. Nessuno che non conosca se stesso può conoscere l'altro. E in ognuno vi è un altro che noi non conosciamo, che ci parla attraverso il sogno e ci comunica un'immagine diversa da quella che abbiamo di noi stessi. Poiché i sogni mi interessavano profondamente, mi sentii impegnato a sondare, per prima cosa, la mia stessa psiche. Si scatenò un flusso incessante di fantasie. Ero inerme, di fronte a un mondo estraneo dove tutto appariva difficile e incomprensibile. E forse, se non avessi tradotto le emozioni in immagini, sarei stato distrutto dai contenuti dell'inconscio. Nel sostenere gli assalti dell'inconscio, ero saldamente aiutato dalla certezza di obbedire a una volontà superiore. E questo sentimento mi diede forza finché non dominai la situazione. Scrissi queste fantasie nel libro rosso, che completai con disegni. Misi ogni cura nel cercare di comprendere una per una tutte le immagini e di classificarle razionalmente, per quanto possibile, e soprattutto di attuarle nella vita. Tutte le mie opere, tutta la mia attività creatrice è sorta da quelle iniziali fantasie. Grande è la responsabilità umana verso le immagini dell'inconscio. Sbagliare a capirle o eludere la responsabilità morale che abbiamo verso di esse significa privare l'esistenza della sua interezza, essere condannati a una vita penosamente frammentaria. Ho lavorato a questo libro per 16 anni. L'osservatore superficiale lo prenderà per un'assurdità e lo sarebbe effettivamente diventato se non fossi stato in grado di afferrare la forza travolgente di quelle esperienze originarie. La mia famiglia e la mia professione rimanevano sempre una gioiosa realtà e una garanzia che ero normale e reale. A mezzogiorno di sera, sempre era chino sul libro rosso. È pazzesco come si impegnava nella scelta dei colori, nella cura di ogni dettaglio. Ero piena di stupore di fronte alla sua capacità di concentrazione, ma avrei gradito sapere di più, capire qualcosa di quello che stava facendo, perché non riuscivo a farmene un'idea. Soltanto quando è morta la mamma ci ha letto alcuni passaggi del libro rosso. Senza che lui se ne rendesse conto, i sogni gli avevano preannunciato con 9 mesi di anticipo la morte della mamma. Avevo 15 anni allora e rimasi molto impressionata da ciò che aveva scritto, dalle stupefacenti qualità dei sogni e che qualcosa del genere potesse accadere. Io accettavo mio padre per quello che era, ma all'infuori delle vacanze l'ho sempre visto totalmente assorbito dal proprio lavoro. Quando magari a pranzo gli parlavo di un sogno, si limitava a guardarmi in silenzio al di sopra degli occhiali, e allora non osavo continuare, pur intuendo che rifletteva sul sogno. A volte si spazientiva. Avrebbe forse voluto che gli raccontassi il sogno in altre circostanze, ma io non avrei mai osato portargli un sogno.
e pensavo che se il sogno era degno di nota, lui me lo avrebbe certamente detto. Non amava parlare di sogni con i giovani, riteneva che alla loro età avessero altro da fare. Non voleva parlare tutto il santo giorno di psicologia. Quando era con noi preferiva parlare di cose molto semplici. La gente lo considerava un tipo strambo. Mi ricordo che quando ho cominciato il ginnasio ed ero tutta contenta di farmi nuove amichette, le loro madri indissero una riunione per discutere se era opportuno che le figlie avessero contatto con una come me, figlia di un famigerato psichiatra. A 12 anni mi sono innamorata di un compagno di scuola. Vedendoci in giro assieme, qualcuno disse al suo fratello maggiore di vietargli di frequentare la figlia di un individuo così fuori dalla norma e a contatto col mondo dei matti. Nel 1918-19 mi trovavo a Château d'Aix come comandante degli internati di guerra. Là ogni mattina disegnavo un piccolo cerchio, un mandala. Potevo così, di giorno in giorno, osservare le mie trasformazioni psichiche. Capivo poco dei disegni, ma mi sembravano molto significativi e li custodivo come gemme preziose. In essi vedevo come operava il sé, la mia totalità. Vidi che tutte le strade che avevo seguito, tutti i passi intrapresi portavano sempre a un sol punto, cioè nel centro. Mi fu sempre più chiaro che il mandala è il centro, è l'espressione di tutte le vie, è la via verso l'individuazione. Dio è una sfera infinita, o un circolo, il cui centro è dovunque, e la circonferenza in nessun luogo. Poca attenzione dedicata all'essenza dell'uomo, cioè alla sua psiche. Ho spesso visto persone diventare nevrotiche per essersi accontentate di risposte inadeguate o sbagliate ai problemi della vita. Cercano la posizione, il matrimonio, la reputazione, il successo esteriore o il denaro e rimangono infelici e nevrotiche anche quando hanno ottenuto tutto ciò che cercavano. Persone del genere di solito sono confinate in un orizzonte spirituale troppo angusto. La loro vita non ha sufficienti contenuti, non ha significato. Se riescono ad acquistare una personalità più ampia, generalmente la loro nevrosi scompare. Tra i cosiddetti nevrotici del nostro tempo, ve ne sono molti che in altre epoche non lo sarebbero stati. Non sarebbero stati, cioè, in disaccordo con se stessi. Se fossero vissuti in un'epoca, in un ambiente nel quale l'uomo, attraverso i miti, era ancora in rapporto con il mondo ancestrale e quindi con la natura sperimentata realmente e non vista solo dall'esterno, avrebbero potuto evitare questo disaccordo con se stessi. Oggi si vuol sentire parlare di grandi programmi politici ed economici, ossia proprio di quelle cose che hanno condotto i popoli a impantanarsi nella situazione attuale. Ed ecco che uno viene a parlare di sogni e di mondo interiore. Tutto ciò è ridicolo. Che cosa crede di ottenere di fronte a un gigantesco programma economico, di fronte ai cosiddetti problemi della realtà? Ma io non parlo alle nazioni. Io mi rivolgo solo a pochi uomini. Se le cose grandi vanno male, è solo perché i singoli individui vanno male. Perché io stesso vado male. Perciò, per essere ragionevole, l'uomo dovrà cominciare con l'esaminare se stesso. E poiché l'autorità non riesce a dirmi più nulla, io ho bisogno di una conoscenza delle intime radici del mio essere soggettivo. È fin troppo chiaro che se il singolo non è realmente rinnovato nello spirito, neppure la società può rinnovarsi, poiché essa consiste nella somma degli individui.
Andavamo spesso in barca a vela, ma non come gli altri. Ci portava sul lago anche in pieno inverno, quando per il freddo molto intenso nessuno metteva fuori il naso. Erano le cosiddette traversate del Polo Nord, così almeno le definiva. Era bellissimo. Partivamo di solito con una fitta nebbia mattutina. Il fratello maggiore doveva soffiare nel corno da nebbia ogni 2 minuti. Verso le 10 il sole diradava le nuvole e prendeva a soffiare una brezza leggera e costante. In questi momenti il papà iniziava a narrare bellissime fiabe e leggende. Ricordo che una volta ci raccontò una saga celtica. Furono momenti indimenticabili, stupendi. È lui che mi ha insegnato ad andare a vela, una scuola durissima, almeno in parte. Quando cadeva il vento ed eravamo immobili in mezzo al lago, ci invitava a fare un gran rumore con i remi per irritare il vento, che avrebbe così ripreso a soffiare. È assurdo, ma a volte il giochetto funzionava. Il nonno sosteneva che anche le cose apparentemente prive di senso andavano fatte seriamente. Era sempre disposto ad ogni genere di scherzo, gioco o rito con noi bambini, ma esigeva un impegno e una dedizione totali. Bisognava prendersi sul serio anche nel gioco. E questo è uno dei suoi grandi insegnamenti. Non ne eravamo affatto consapevoli, naturalmente, e solo più tardi mi sono reso conto della fortuna di aver avuto un nonno così straordinario. Oggi mi spiace di non aver imparato di più da lui. Quando andavamo in campeggio sull'isola, eravamo naturalmente in profondo contatto con la natura. Dormivamo per 4 settimane in tenda, con ogni tempo, e cucinavamo e mangiavamo sotto il sole o sotto la pioggia. Di notte ci cullava il canto degli uccelli acquatici e lo sciacquio delle onde. Attorno al fuoco del campo, il papà raccontava dei suoi viaggi e delle sue esperienze. Sapeva storie meravigliose. Per me erano notti piene di incanto. Aveva fatto arrivare le tende dall'Inghilterra, tende di ufficiali britannici, perché il campeggio non era praticato allora, così come nessuno frequentava gli isolotti del lago di Zurigo. Erano esperienze sempre un po' avventurose, ma estremamente divertenti. D'estate ci portava talvolta in montagna, ma sempre lungo sentieri non battuti. Per noi bambini tutto ciò era naturalmente bellissimo, ma la mamma temeva per la nostra incolumità ed era spesso preoccupata. Cucinava con grande passione. Una volta, ricordo, pioveva a dirotto. Eravamo bagnati fino alle ossa e l'acqua penetrava nella tenda da ogni parte. Tutto era completamente fradicio e noi bambini cercavamo di ripararci come meglio potevamo. Il papà invece era rimasto fuori, sotto la pioggia torrenziale, alimentando il fuoco che minacciava sempre di spegnersi. Impiegò 7 ore per cucinare un luccio, condendolo e aromatizzandolo con un'infinità di erbette e proteggendosi con un cappellaccio e un mantello di tela cerata. Dopo 7 ore il pesce era finalmente pronto e lo gustammo stretti l'uno contro l'altro. Gradualmente, attraverso il mio lavoro scientifico, potei dare alle mie fantasie una solida base. Carta e parole, comunque, non mi davano l'impressione di essere abbastanza concrete. Avevo bisogno di qualcosa di più. Dovevo fare una professione di fede in pietra. Fu questo l'inizio della torre, la casa che mi costruii a Bollingen.
Dapprima non progettai una casa vera e propria, ma solo una specie di dimora primitiva a un solo piano. Doveva essere una costruzione rotonda con un focolare al centro. Avevo in mente una capanna africana, dove il fuoco, circondato da pochi sassi, arde nel mezzo. Le capanne primitive realizzano un'idea di totalità. Volevo costruire una dimora che corrispondesse ai sentimenti originari dell'uomo. Così, nel 1923, sorse il primo edificio circolare e quando fu completato vidi che era una vera e propria torre. Aveva sempre accarezzato il sogno di possedere una torre. Dapprima ne voleva acquistare una già costruita, ma poi rinunciò. Aveva del resto l'abitudine di costruire fortezze in miniatura. Bollingen è la realizzazione di uno di questi modelli. Cercava la compattezza, la protezione. Da ragazza non capivo perché avesse costruito finestrelle così strette. Doveva sempre chiudersi dentro, serrare porte e finestre, forse per proteggersi dagli influssi esterni. Era molto sensibile ed aperto verso gli influssi psichici. Credo che per potersi raccogliere e scrivere doveva isolarsi completamente dal mondo. Prima di costruire con le sue mani la torre di Bollingen, ha frequentato per 6 settimane una cava per imparare a spaccare le pietre. Si è sempre impegnato a conoscere ogni cosa a fondo. Era un intellettuale con capacità anche manuali. Sapeva disegnare, dipingere, scolpire. Nel 1927 fece aggiungere la costruzione centrale. Trascorsi altri 4 anni, la dipendenza a forma di torre fu trasformata in vera torre e nel 1935, ancora una volta dopo un intervallo di 4 anni, costruì il quarto elemento. Erano così sorte le 4 parti dell'edificio e questo esattamente nel corso di 12 anni. A Bollingen mi trovo nella mia vera natura, in ciò che esprime profondamente me stesso. Sono, per così dire, l'antichissimo figlio della madre. La torre è un luogo, in un certo senso, di maturazione, di grembo materno, nel quale è possibile diventare ciò che fui, sono e sarò. A volte mi sento come se mi espandessi nel paesaggio e all'interno delle cose e vivessi in ogni albero, nello sciacquio delle onde, negli animali, nelle nuvole che vanno e vengono, nelle cose. Non vi è nulla qui che non sia cresciuto e non si sia sviluppato nel corso dei decenni, nulla a cui non mi senta legato. Tutto qui ha la sua storia e la mia. Vi è lo spazio per l'infinito regno sotterraneo della psiche. A Bollingen mi circonda un silenzio quasi tangibile. Si presentano pensieri che risalgono indietro nei secoli e al tempo stesso anticipano un lontano futuro. Si placa il tormento della creazione. La creatività e il gioco stanno l'uno accanto all'altro. Ho rinunciato alla corrente elettrica. Io stesso accendo il focolare e la stufa e di sera accendo le vecchie lampade. Non vi è acqua corrente e pompo l'acqua da un pozzo. Spacco la legna e cucino il cibo. Questi atti semplici rendono l'uomo semplice. E quanto è difficile essere semplici. Ich weiß auch gar nicht mehr recht, wer mir's erzählt hat. Non ricordo più chi mi ha raccontato questo episodio. Un giorno mio nonno era seduto qui, all'esterno della torre, ed era così intensamente nel Tao, cioè in piena sintonia con il mondo interiore e quello esteriore, che un uccello si è posato sulla sua testa
e ci è rimasto per una decina di minuti. Nei primi tempi la torre era infestata dagli spettri. Facevano effetto persino a papà. Io non avrei mai dormito da sola nella torre. Dormivo sola nella mia tenda e mi svegliavo ogni notte con un grande spavento, perché avevo l'impressione che un uomo cacciasse la sua testa attraverso l'apertura. Ogni sera annodavo strettamente le corde della tenda, ma invano. Ho parlato di queste apparizioni durante la colazione del mattino, suscitando un uragano di risate. Tutta arrabbiata ho gridato che non capivo come mai avesse costruito la casa sopra dei cadaveri, con l'unico risultato che il papà mi prese ancora più in giro. Passarono gli anni e un giorno mi giunse una lettera del papà con la frase: avevi proprio ragione. Durante gli scavi per l'ampliamento della casa aveva rinvenuto 2 metri sottoterra uno scheletro con una pallottola conficcata nel gomito in questa posizione. Il papà gli fece una degna sepoltura accompagnata da 3 colpi a salve. Poi scolpì una lapide con l'iscrizione: al milite ignoto. Da allora gli spettri sono scomparsi e io non ho più avuto paura in quel luogo. Nel 1950 eressi una specie di monumento di pietra per esprimere ciò che la torre significava per me. Sul lato prospiciente, il lago, lasciai per così dire che fosse la pietra stessa a parlare, in una iscrizione latina. Sono orfano, solo, ma vengo trovato ovunque. Sono uno, ma ho di fronte il mio opposto. Sono insieme giovane e vecchio. Non ho padre né madre. Per questo devono trarmi dal profondo, come un pesce. Per questo cado dal cielo come una pietra bianca. Vago per boschi e monti, ma sono celata nell'intimo dell'uomo. Per tutti sono mortale, eppure il mutare dei tempi non mi tocca. Qui sta la comune pietra, il cui prezzo è assai modesto. Quanto più è disprezzata dagli stolti, tanto più è amata dai saggi. Il tempo è un fanciullo che gioca a dadi. Questo è Telesforo, che percorre le oscure regioni del cosmo e dal profondo risplende come una stella. Indica la via alle porte del sole e alla terra dei sogni. Quando ero bambina, durante le passeggiate domenicali, si fermava sempre vicino alle pozzanghere per far defluire l'acqua con l'aiuto del suo bastone. A Bollingen c'era un rigagnolo e lui si fermava delle ore per scavare piccoli canali che permettessero all'acqua stagnante di raggiungere il lago. Se ne stava accovacciato su una piccola sedia, accompagnava i pensieri con un atto concreto affinché seguissero il loro giusto corso. Er ist natürlich der Quelle vom Leben und vom Sinn nachgegangen, würde ich sagen. Direi che seguiva la sorgente e l'origine della vita, concretamente, con questa specie di gioco e nella sua attività scientifica. Sono in fondo 2 aspetti della stessa cosa. Jung viveva simbolicamente, includendo lo spirito e la materia. Il mare in cui nuotano i pesci inconsci è ora alla fine. L'acqua si trova ormai nella brocca dell'acquario, cioè nel vaso della coscienza. Siamo scissi dall'istinto, dall'inconscio. Dobbiamo quindi nutrire l'istinto per non inaridire. Per questo l'acquario dà da bere al pesce. Scolpiva anche a tarda età, con un impegno superiore alle sue forze. Sembrava animato da un demone. Trattava la materia con estrema attenzione. Al bellissimo Attis,
per l'eterno splendore della vita. Gli intellettuali lo irritavano per le loro domande astratte, lontane dalla realtà. Quando lavorava alle sculture diceva: questo è realizzare. Gli uomini credono che per realizzare i sogni basti parlarne, si ubriacano con le immagini dei sogni. Un conoscente che attraversava un periodo difficile un giorno si rivolse al nonno ritenendosi maturo per un'analisi. Lui gli rispose: stupidate, mangia un cervelà, riconducendolo così alla sua realtà. Il nonno non usava mai parole altisonanti, non sfoggiava mai la propria cultura. Era molto concreto e reale. Comunicava con i manovali del cantiere. Loro lo capivano e lui capiva loro. Jung era dotato di una intuizione formidabile che gli permetteva di cogliere l'infinita varietà e la scintillante indeterminatezza dei fenomeni psichici. Ad Ascona, durante gli incontri di Eranos, Jung confrontò le sue scoperte e le ricerche nascenti con le discipline scientifiche più disparate. Attorno alla celebre tavola rotonda si ritrovarono alcuni tra gli spiriti più illuminati di questo secolo. Jung ci ha lasciato un numero imponente di libri sulla sua avventura analitica e filosofica. Era in tale anticipo sul suo tempo che cominciamo soltanto oggi a intuirne la portata rivoluzionaria. Certe sue intuizioni sono comprensibili solo nella prospettiva di secoli. Ma, come egli stesso disse un giorno, tutto ciò che ha valore è costoso, esige molto tempo e richiede molta pazienza. Jung viene spesso frainteso. Lo comprende forse soltanto chi ha potuto mettere in discussione tutte le cose apprese e credute durante la sua vita ed è quindi costretto a ripiegarsi su se stesso e a cercare senza pregiudizi, negli angoli più nascosti della propria anima, indicazioni che gli mostrino una possibile via. Secondo Jung, ogni uomo e ogni donna portano dentro di sé una parte dell'altro sesso, sia biologicamente che psicologicamente. La donna nascosta nella psiche dell'uomo e l'uomo nascosto nella psiche della donna fanno, per così dire, da ponti e da mediatori verso le zone più profonde dell'inconscio. Nel corso della vita assumono una funzione di guida verso l'esplorazione di se stessi. Durante le riunioni di Eranos, Jung presentò fra l'altro la sua idea di archetipo, parola che etimologicamente significa impronta originaria. Aveva osservato che nei miti, nelle leggende, nelle fiabe di ogni cultura, indipendentemente dal luogo di provenienza, ritornano con frequenza temi e immagini dominanti. Queste stesse immagini Jung le ritrovò con sorprendente precisione nei sogni, nelle allucinazioni e nelle fantasie dei suoi pazienti e ne dedusse che esse rappresentavano i mattoni costitutivi della nostra psiche originaria. Per Jung, come il corpo, così anche la nostra mente ha la sua storia. Nell'inconscio, così come nel corpo, si depositano elementi del passato. Esplorando, per così dire, questa sedimentazione, talvolta riusciamo a ricollegare la coscienza alle sue origini profonde, al suo lontano passato, alle sue radici.
interessi fondamentali di Jung ci fu sicuramente lo studio dell'alchimia. Gli alchimisti, attraverso un laborioso e faticoso processo, cercavano di trasformare il piombo in oro, cercavano la pietra filosofale o la medicina universale. I più profondi e meno ingenui si resero conto che questo lungo processo di trasformazione della materia in realtà coinvolgeva e implicava profonde trasformazioni psichiche e spirituali. È merito di Jung l'aver scoperto che, per chi la sa leggere, l'opera dell'alchimista è una sorta di libro aperto sui complicati processi di trasformazione psichici, molto simili a quelli che avvengono nell'inconscio dell'uomo moderno. Secondo Jung, l'alchimista, proiettando la propria psiche sulla materia su cui lavorava, cercava spesso inconsapevolmente di superare la conflittualità della sua natura e di raggiungere una sua unità interiore. Rubava così alla materia quella scintilla di luce e di spirito che poteva dare senso alla sua lunga fatica, il che è esattamente ciò che fa l'analista con la materia grezza dell'inconscio. Fondamentali nell'opera erano le cosiddette nozze alchemiche, che sfociavano nella formazione dell'uomo totale, completo. All'inizio del 1944 mi fratturai una gamba e a questa disavventura seguì un infarto cardiaco. In stato di incoscienza ebbi deliri e visioni. Mi pareva di essere sospeso in alto nello spazio e sotto di me, lontano, vedevo il globo terrestre avvolto in una splendida luce azzurrina e distinguevo i continenti e l'azzurro scuro del mare. In molti punti il globo sembrava colorato o macchiato di verde scuro, come argento ossidato. Scorgevo il deserto giallo-rossastro dell'Arabia, come se l'argento della terra, in quel punto, avesse preso una sfumatura di oro rossiccio. Poi seguiva il Mar Rosso. Sapevo di essere sul punto di lasciare la terra. Vedevo ora a breve distanza un enorme blocco di pietra. Era sospeso nello spazio cosmico e io pure fluttuavo per il cosmo. Alcuni gradini conducevano alle porte di un tempio. Ebbi la sensazione che tutto il passato mi fosse all'improvviso tolto violentemente. Nondimeno qualcosa rimase. Consistevo della mia storia personale e avvertivo con certezza: questo è ciò che sono. Questa esperienza mi dava la sensazione di estrema miseria e al tempo stesso di grande appagamento. Non vi era più nulla che volessi o desiderassi. Non sussisteva più il rimpianto che qualcosa fosse scomparso o fosse stato sottratto. Al contrario, possedevo tutto ciò che ero. E solo questo. Avevo ora la certezza di entrare in una stanza illuminata ed incontrarvi tutte quelle persone alle quali in realtà appartengo. Là finalmente avrei capito da quale nesso storico dipendessero il mio io e la mia vita. E avrei conosciuto ciò che era stato prima di me, il perché della mia venuta al mondo, e verso che cosa dovesse continuare a fluire la vita. Ma improvvisamente dal basso, dalla direzione dell'Europa, fluiva l'immagine del mio medico.
Mi disse che c'era una protesta contro la mia decisione di andarmene. Non avevo il diritto di lasciare la terra e dovevo ritornare. La visione finì. Dopo la malattia cominciò per me un fruttuoso periodo di lavoro. Molte delle mie opere principali furono scritte solo allora. La conoscenza o l'intuizione che avevo avuto della fine di tutte le cose mi diede il coraggio di intraprendere nuove formulazioni. Da allora in poi non mi sono mai liberato completamente dall'impressione che questa vita sia solo un frammento dell'esistenza che si svolge in un universo tridimensionale disposto a tale scopo. Pur rifuggendo dalla parola eterno, posso descrivere la mia esperienza solo come beatitudine della condizione non temporale, nella quale presente, passato e futuro sono una cosa sola. È decisivo che l'uomo sia orientato verso l'infinito. È il problema essenziale della sua vita. Quanto più un uomo corre dietro ai falsi beni e quanto meno è sensibile a ciò che è essenziale, tanto meno soddisfacente è la sua vita. Si sentirà limitato, perché limitati sono i suoi scopi. Se riusciamo a capire e a sentire che già in questa vita abbiamo un legame con l'infinito, i nostri desideri e i nostri atteggiamenti mutano. Ma possiamo raggiungere il sentimento dell'infinito solo se siamo differenziati al massimo livello possibile, se so di essere unico nella mia combinazione individuale, e cioè limitato, posso prendere coscienza anche dell'illimitato. Perciò, l'uomo ha bisogno, per prima cosa, di conoscere se stesso, guardando senza reticenze quanto bene può fare, ma anche di quale infamia è capace. Ciascuno è seguito da un'ombra. Meno viene integrata nella vita cosciente dell'individuo, più diventa nera e intensa. Nessuno sta fuori dalla nera ombra collettiva dell'umanità. Sarà quindi bene avere una immaginazione del male, poiché soltanto gli sciocchi possono trascurare le premesse della propria natura. Sono accadute e accadono tuttora cose terribili, ma sono sempre gli altri che le hanno fatte. Noi portiamo invece nel nostro essere, invariate e inamovibili, la capacità e l'inclinazione a ripetere cose simili. Siamo, in forza del nostro essere umani, criminali in potenza. Sia nella mia esperienza di medico che nella mia vita, mi sono ripetutamente trovato di fronte al mistero dell'amore e non sono mai stato capace di spiegare che cosa esso sia. Qui si trovano il massimo e il minimo, il più remoto e il più vicino, il più alto e il più basso, e non si può mai parlare di uno senza considerare anche l'altro. L'amore soffre ogni cosa e sopporta ogni cosa. Queste parole dicono tutto ciò che c'è da dire, non c'è nulla da aggiungere, perché noi siamo, nel senso più profondo, le vittime o i mezzi e gli strumenti dell'amore cosmico. Essendo una parte, l'uomo non può intendere il tutto, è alla sua mercé. L'amore non viene mai meno, sia che parli con la lingua degli angeli, sia che tracci la vita della cellula con esattezza scientifica, risalendo fino al suo ultimo fondamento. Se possiede un granello di saggezza, l'uomo deporrà le armi e chiamerà l'ignoto con il più ignoto, cioè con il nome di Dio. Sarà una confessione di imperfezione, di dipendenza, di sottomissione, ma al tempo stesso una testimonianza della sua libertà di scelta tra la verità e l'errore. Sul frontone della sua casa di Küsnacht, Carl Gustav Jung
aveva fatto incidere una scritta in latino. Il primo uomo viene dalla terra ed è terreno. Il secondo uomo viene dal cielo ed è spirituale. Che tu lo chiami o no, Dio sarà presente. Jung è morto il 6 giugno del 1961, in mezzo alle grandi immagini che riempivano la sua anima. Aveva eretto un monumento al demone creativo che lo aveva spinto per tutta la vita ad inseguire le proprie visioni e a regalare al mondo alcune geniali intuizioni psicologiche, forse non ancora del tutto comprese e accettate. Lo chiamò Atma Victu, soffio di vita. È rimasto immobile per 24 ore prima di morire e non rispondeva più a nessuna sollecitazione. Era molto lontano ormai. I suoi ultimi respiri erano così meravigliosi e liberi che non c'era spazio nel mio cuore per la tristezza. Un quarto d'ora dopo la sua morte, con un boato spaventoso, un fulmine a ciel sereno ha lacerato per tutta la sua lunghezza uno dei pioppi del giardino.